Saluto e una buona giornata, oltre a che a un buon weekend da Massimo Foghetti questa mattina pronto per la rassegna stampa. Guarderemo insieme il resto del callino e il Corriere Adriatico con cronaca locale per sintetizzare le notizie del giorno. Ma prima di tutto passiamo per l'Almanacco dove vediamo il santo del giorno. In realtà non si tratta di un santo, si tratta di un evento che viene narrato con grande evidenza nei Vangeli. Oggi, infatti, si festeggia la Trasfigurazione del Signore, un evento importante nella vita di Gesù. Gesù prese i suoi discepoli più cari, Giacomo e Giovanni, li portò con sé nel Monte Tabor e lì avvenne un fatto meraviglioso. A un certo punto, elevandosi verso il cielo, il suo viso divenne splendente come il sole e le sue vesti candide come la neve e accanto a lui apparvero i due profeti più importanti eh, della storia di Israele, ovvero oh, Mosè ed Elia. Una voce, una voce apparve in quel momento, una voce, no, apparve, si sentì, risuonò, si tratta della voce del padre che disse questo è il mio figlio di letto nel quale mi sono compiaciuto. Ebbene, tutta questa scena è stata dipinta in maniera magistrale da Raffaello, fu il suo ultimo dipinto, lo volle accanto a sé nel momento del trapasso, eh, purtroppo non riuscì a terminarlo, fece solo la parte superiore che è certamente la più bella, ma anche la parte inferiore merita una grande, una grande considerevolezza. Eh, fu dipinta dai suoi discepoli ed ora è custodita nei musei vaticani. Veniamo anche alle previsioni del tempo: le previsioni del tempo confermano la situazione eh, solare che interessa un po' tutta la regione. È una giornata anche questa, ampiamente soleggiata sulle Marche, un caldo intenso. Valori massimi fino a 36 gradi nelle zone interne. Il clima è affoso anche sulla costa. C'è un alto tasso di umidità. I venti sulle coste spireranno da una direzione di nord-nord-ovest, mentre sull'interno spireranno da nord-est. Le temperature dovrebbero essere in calo, però insomma abbiamo visto come già da ieri si sono mantenute sui 35-36. Ed ora apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo una notizia che riguarda il Lisippo. Lisippo non è un simbolo ma è una figura ma rappresenta una figura precisa. Gli esperti riconoscono nell'immagine del giovinetto che si incorona Seleuco Nicatore, che è un diadoco, ovvero uno degli epigoni di Alessandro Magno che regnò poi nel suo impero dalla Siria fino all'Indo. Ebbene, questa identificazione è stata fatta già da Antonietta Viacava, che ha scritto un libro importante eh, che è poi è custodito anche nella biblioteca di Fano. Ma un eh, convalida a questa attribuzione è stata fatta proprio l'altra sera da Rodolfo Battestini, noto critico d'arte, nell'incontro che si è svolto nella corte malatestiana. Eh, un, eh, una, moneta, una moneta che riproduce appunto Seleuco Nicatore. La vediamo qui in questa immagine, in realtà. Qui c'è un errore. Ebbene, si tratta, la didascalia dice a sinistra il profilo dell'esipo, a destra il tetadramma. In realtà si tratta delle due facce della stessa medaglia, del tetadramma che raffigura Seleuco Nicatore. Qui appunto il suo volto, qua invece i suoi trofei. Ebbene, la seconda, la seconda parte della medaglia avrebbe dovuto riprodurre il profilo dell'esipo, per metterlo a paragone con quello appunto di Seleuco e in questo caso si sarebbe notata la grande somiglianza tra i due volti. Ebbene una notizia in più che dà ancora più valore <coughs> scusate, alla statua dell'Elisippo che come sappiamo è sempre contesa tra l'Italia e gli Stati Uniti. A fondo pagina abbiamo invece un incidente stradale che si è svolto nella giornata di ieri, un incidente che si è svolto in Via Pisacane, due persone sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, madre e figlio sono finiti in ospedale a San Salvatore di Pesaro per le fratture riportate in seguito a questo incidente. Un'automobile guidata da un trentottenne originario dell'Albania, ma residente appunto nel capoluogo della provincia ha investito due pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce. Entrambi feriti, madre e figlio Fanesi, rispettivamente di 67 e 38 anni, sono stati gettati a terra e eh, sono stati poi soccorsi. Dal 118 e, e, e hanno riportato, i sanitari hanno constatato che hanno riportato lesioni piuttosto serie e quindi sono state ricoverate al San Salvatore di Pesaro. Gli alberghi fantasma: valuteremo ogni situazione. Ci sono alberghi in disuso nella città di Fano che da tempo non svolgono più la loro funzione, che i, i proprietari dei quali vorrebbero che fossero riconvertiti magari in appartamenti. L'assessore Lucarelli interviene e dice: Ci sono immobili irrecuperabili, ma non tutti saranno case. Il vecchio Elisabeth, che si specchia. Nell'albergo di fronte, ovvero l'Europa, anch'esso eh, disattivato, e poi l'area del Vittoria, perché l'albergo non esiste più: l'area del Vittoria trasformata in parcheggio su cui domina il Grace. Tra alberghi che non ci sono più, e altri chiusi abbandonati. Lo spaccato post bellico offerto da quella parte del lido, insomma, è desolante. E da troppo tempo, perché la questione non vada presa di petto anche solo nell'immediato per salvaguardare quella che è l'immagine della fan turistica. Ebbene, secondo oh, Lucarelli eh, il gap è pesantissimo. Un gap che non interessa solo le strutture ricettive, eh, ma anche altre eh, costruzioni. Ci vuole tempo, spiega il titolare delle deleghe del turismo. Eh, ci vuole tempo perché non si può fare poi di tutta erba un fascio, bisogna fare dei provvedimenti a seconda delle singole situazioni. Ogni situazione va considerata singolarmente, ha detto. Ci sono casi in cui recuperare l'immobile ad uso alberghiero è impossibile. È chiaro che non si può avallare tutta una trasformazione indiscriminata e appunto occorre comunque intervenire e l'assessore Lucarelli, secondo quanto riporta l'articolo scritto da Andrea Amaduzzi, eh, si impegna a farlo. E poi qua vediamo purtroppo un lutto, è scomparso un amico, un amico di tutti, si tratta di Astorre Giacomini. Astorre Giacomini è stato un fanese che amava la sua città. E per questo si è impegnato in diversi ruoli. È stato presidente dell'Artigianato Metaurense che lui stesso ha contribuito a fondare. Erano i tempi in cui il direttore era Alberto Iacucci, l'artigianato metaurense aveva assunto un ruolo importante eh, nelle rivendicazioni sindacali degli artigiani, ma anche nelle proposte propositive per quanto riguarda l'assetto e i problemi della città. È stato anche presidente della carnevalesca. In tempi non facili, in tempi in cui il Carnevale. Si basava soprattutto sul volontariato, c'erano problemi finanziari, Giacomini li ha risolti e ha portato poi il carnevale ad un livello superiore rispetto a quanto lo aveva, ne aveva assunto la Presidenza, la Direzione. E poi era anche un grande affezionato al Don Gentili, la scuola che lo aveva formato e aveva costituito un'associazione degli ex alunni con il quale si ritrovava correntemente, stabilmente. I suoi funerali, purtroppo, Giacomini era stato colto da un malore, era da tanto tempo che ormai si era ritirato nella propria abitazione e purtroppo l'altra notte è, è deceduto. I suoi funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Cristoforo. Eh, C'è anche il cordoglio del sindaco eh, e poi anche il cordoglio di tutte le persone che lo hanno conosciuto. Giriamo pagina e siamo a Piobbico dove c'è stata una grande operazione di salvataggio, bloccata in quota sul Montiego una coppia, una coppia che è stata salvata dopo lunghe ore, una coppia di giovani che hanno tentato la scalata, poi si sono trovati in difficoltà. Hanno avuto l'avvertenza di chiamare i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino, un aggancio impossibile per l'elicottero. Comunque i due sono stati salvati. È una storia accaduta nel pomeriggio di ieri a circa 4 chilometri da Piobico, precisamente nella rinomata Balsa della Penna sul Monte Montiego, metà di appassionati dell'arrampicata da tutta Italia. Era protagonista una coppia di Verona. Per la prima volta le prese con le insidie di quelle rocce che non sono facili da affrontarsi. Infatti il giornale usa l'aggettivo perfide. Verso le 8 di mattina hanno iniziato ad arrampicarsi per la via Grande Traverso, quando verso le 11 si sono trovati in grande difficoltà. Momentan momenti di lucidità. Eh, hanno prevalso sulla emotività, sulla paura, probabilmente eh, molto, molto difficile da contenersi. Ebbene, hanno chiamato il 112 e lì è scattata l'operazione che si è svolta finalmente, eh, fortunatamente, in modo felice. A Marotta sono state ripristinate le tre fontanelle che erano state chiuse per quanto riguarda la presenza di Salmonella. Le fonti Alma erano state disattivate il 19 luglio scorso, appunto per la presenza di questo ospite indesiderato. Tre punti differenti, che dal 2011 forniscono un prezioso contributo di erogazione di acqua alle famiglie e al tempo stesso consentono di abbattere anche l'acquisto di bottiglie di plastica, perché andare lì con una bottiglia che si ricicla poi ogni tanto permette di risparmiare anche sulla plastica. Vediamo la pagina di Cattolica. Eh, un infortunio in mare. Si rompe l'albero di un catamarano, paura al largo, in salvo lo skipper. L'imbarcazione si è rovesciata all'altezza del Cesano. L'uomo a bordo è riuscito a lanciare l'SOS. È stato raggiunto così da una motovedetta dell'ufficio locale marittimo guidato dal comandante Eugenio Mi e la capitaneria di porto di Ancona che ha chiesto il supporto poi dell'equipaggio della sezione locale della Società Nazionale di Salvamento. Il salvamento è intervenuto con un gommone che è riuscito poi l'uomo che era a bordo è riuscito a risollevare il catamarano, rimetterlo appunto in posizione eretta eh, e quindi l'uomo che era a bordo ha potuto tornare felicemente a riva. Avvertimento all'avvocato Cannafoglia, posta shock, gli è stata recapitata una busta con veleno per topi. Il commissario della Fondazione Città di Senigallia è ancora nel mirino e non è la prima volta che l'avvocato Cannafoglia è oggetto di simili intimidazioni. C'è amarezza, ha reagito, nessun timore. Una busta anonima contenente due confezioni di Topicida è stata appunto recapitata eh, nella sede della Fondazione Città di Senigallia. Eh, la gravità del gesto sta anche nel fatto che, essendo la confezione eh, rotta. Il veleno si è sparso nella busta e probabilmente potrebbe, il condizionale d'obbligo, aver così interessato anche gli addetti alle poste che hanno manipolato la busta stessa. Comunque sembra che le cose poi si siano rimesse, le indagini e gli accertamenti sono in corso. Sulla pagina di Pesaro vediamo che si parla della Fiera di San Nicola. Ebbene, protestano gli ambulanti. Perché protestano? Perché i canoni sono troppo alti. Rinaldi dell'Anva contesta le tariffe applicate. 540 euro per tre giorni. E dalla Confesercenti spunta una lettera di protesta al Comune e a Pesaro Parcheggi. È un effetto a catena, quello che è stato provocato dagli effetti, dagli rincari generalizzati, ma è proprio per l'effetto dei rincari, il comune ha subito dei rincari e quindi li trasmette agli ambulanti, gli ambulanti poi li trasmettono ai, ai loro clienti, insomma il caro vita aumenta. Eh, un ambulante che ha uno spazio di 8 metri per 4 di bancarella e quindi per 32 metri espositivi si trova a dover corrispondere a oltre 540 euro di occupazione del suolo pubblico, una somma che divisa per i tre giorni della fiera eh, si riduce a 180 euro a carico dell'ambulante. Si riduce, insomma, è un'espressione. Che eh, non rende bene l'idea perché poi eh, per loro l'importo è troppo caro e quindi la cifra è esosa. Le quote, ribadisce Pesaro Parcheggi, sono ferme dal 2012, l'adeguamento secondo appunto chi gestisce eh, tutto il complesso della fiera è minimo. Eh beh, ecco, le opinioni sono controverse, sono divergenti. In centro arriva il porta-porta, si parte con ecoisole sperimentali, è un provvedimento questo che più volte la stampa ha posto in evidenza sulle sue pagine, è un cambiamento per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti nel centro di Pesaro, la partenza dovrebbe essere nei primi mesi di ottobre. Così è stato confermato al quartiere centro e ai residenti dall'assessore Enzo Belloni, assessore con delega al Verde Urbano e da Franco Macor, dirigente responsabile di Marche Multiservizi. Il Consiglio di quartiere che si è svolto ha molto, molto affollato. Eh ha partecipato a questo dibattito. Del resto il tema delle contendere era di fondamentale importanza nell'interesse anche del decoro del centro storico che insomma non può più assistere all'esposizione di rifiuti per lungo tempo sulle vie della città. La riforma in vigore dal 2023 è un traguardo irraggiungibile. Si parla della riforma sanitaria. Eh, proprio in questi giorni la Regione ha approvato la nuova legge sanitaria dopo tre giorni di dibattito e ovviamente ora ci sono tutte le reazioni eh, per quanto riguarda le innovazioni introdotte dalla normativa. Addio a Marche Nord. Rossini della CGL si fa critico sulla impostazione della legge 128. Il pesarese afferma è la provincia più penalizzata. È sparita eh, come in una bolla di sapone Marche Nord, con dissolvimento delle precedenti levate di scudi e mobilitazione di protesta del centro-sinistra che sono servite purtroppo a ben poco. Vedremo se questo cambiamento porterà dei miglioramenti nell'assistenza sanitaria oppure le cose resteranno uguali. E parliamo di cultura. Parliamo di cultura. La capitale della cultura risplenderà alla luce delle candele sotto le stelle, senza più restrizioni. Ebbene, gli anni scorsi, con la pandemia, questa manifestazione ha sofferto moltissimo, ora, senza più restrizioni, si punta a una super adesione per il 10 agosto. 10 agosto è la notte delle stelle, eh, abbiamo le stelle cadenti. Chiesti maggiori controlli comunque per quanto riguarda la sicurezza di tutta questa gente che affluirà le spiagge Pesaresi da Gabice eh, per il San Bartolo a Fiorenzuola fino appunto alle spiagge di Pesaro, eh, un appuntamento importante dal punto di vista turistico. E poi, Vediamo nella pagina di Urbino una intervista al direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Luigi Gallo, che fa il punto dopo il ritorno appunto nel museo a Palazzo Ducale della muta di Raffaello, che era stata prestata per una mostra ad, a Londra. Ebbene, eh, torna la muta, quindi un'attrattiva in più per quanto riguarda l'affluenza a Palazzo Ducale che è già altissima. Palazzo Ducale tra l'altro ha inaugurato un nuovo piano espositivo quindi con oltre 200 opere in mostra per i turisti, opere importanti. E la muta per quanto riguarda il prestito a... A Londra ha messo in moto tutta una serie di studi, di commenti e eh, di dialoghi tra gli esperti dell'arte che hanno posto in evidenza ancora di più come la muta rappresenti un'opera importante nella produzione, appunto, del eh, divino maestro di Raffaello. E veniamo alla pagina del resto del Carlino ospedale, nuova palazzina dell'emergenza, via agli espropi per realizzare i parcheggi. In questo caso si parla di un'area adiacente all'ospedale Santa Croce, un'area che dovrebbe ospitare una nuova, un nuovo fabbricato. La palazzina dell'emergenza, così secondo i piani della Regione Marche. È stato pubblicato l'accordo tra Regione Comune e Marche Nord per quanto riguarda la realizzazione di questo nuovo immobile. Gli atti preliminari dovranno essere conclusi entro il 31 maggio prossimo, quindi la scadenza è molto vicina. La nuova palazzina dell'emergenza al posto del parcheggio del pronto soccorso. E poi c'è anche l'area verde alle spalle degli edifici di via Vittorio Veneto che diventerà un grande parcheggio, quindi c'è tutto un cambiamento dell'assetto urbanistico di questa zona. Eh... Sono questi comunque i punti salienti del progetto per la realizzazione di una nuova palazzina delle emergenze all'ospedale Santa Croce, un progetto contenuto nel master plan dell'edilizia sanitaria della Regione per la realizzazione del quale è stato pubblicato l'accordo di collaborazione tra gli enti di cui vi ho detto prima. Ed è un investimento importante della Regione eh, che sta facendo su Santa Croce. Un intervento del costo di 16 milioni di euro, derivanti dal PNRR, per un edificio che si estenderà su 4.000 metri quadrati. L'altra pagina è dedicata in maniera prevalente alla morte di Astorre Giacomini. Morto Giacomini, imprenditore appassionato, dice il titolo, aveva 86 anni, era stato presidente, come abbiamo detto, della carnevalesca, il cordoglio del sindaco, un uomo intelligente ha dichiarato che amava la sua città. Ebbene, eh, che dire eh, ancora di più di quello che abbiamo detto? Possiamo riassumere il tutto affermando che è stato sempre una persona amabile. Disponibile, un imprenditore illuminato, un uomo appassionato per la sua città. Giriamo pagina, siamo sulla Val Cesano e parliamo di guardie mediche. Questo incastro tra vari comuni che avrebbe dovuto assicurare il servizio, ma che in realtà il servizio ha fallito. Infatti, ad agosto. Quattro turni sono risultati completamente scoperti nei presidi di Mondavio e Pergola che. Finora almeno tra di loro si compensavano quando era aperto uno, era chiuso l'altro e viceversa. Zenobi dice: È inaccettabile, insomma, eh, il sindaco restiamo sguarniti proprio nel periodo di maggior afflusso dei turisti e questa è una grossa falla della sanità territoriale per le guardie mediche di Mondavio e di Pergola. È andato in crisi anche il sistema in castro. Se negli ultimi quattro mesi, da aprile a luglio, il funzionamento: in maniera integrata ha, risolvo, ha risolto almeno in parte la situazione, in questo mese di agosto, per ben quattro volte, il medico mancherà contemporaneamente in entrambe i comuni, quindi non ci sarà né a Mondavio né a Pergola. Passa sui rifiuti a Colli al Metavro il comune stanzia 107 mila euro per alleggerire le bollette. Ne beneficeranno le imprese e le famiglie numerose di Colli al Metavro. Sulla pagina di Urbino Fiere Viaggi è un progetto per il turismo che è stato redatto tra Comune e Confesorcenti. Si comincia con le passeggiate gratuite con guida. Il programma partirà subito e proseguirà per tutto il 2023. Le prime a partire da subito saranno le passeggiate gratuite assieme a guide turistiche dedicate ai visitatori che alloggiano negli alberghi della città. Aumentare le presenze turistiche facendo della città una meta è il programma dell'assessore Cioppi. Eh, a questo punto possiamo guardare il giornale sulla pagina di Pesaro dove vediamo la reazione del papà della ragazza di 18 anni che ha subito violenza. Mia figlia violentata a 18 anni voglio vedere, ha detto quell'uomo in galera. Parla il padre della ragazza che ha denunciato gli abusi subiti nel parcheggio alla Baia Imperiale, spinta dentro la macchina, sopraffatta e terrorizzata, era sotto shock. Lui poi si è vantato con gli amici. Ebbene, una reazione comprensibile che comunque eh, deve confrontarsi poi con tutto quello che accerteranno gli inquirenti. Sua figlia ha considerato il fatto che denunciando potesse essere creduta, chiaro, ha risposto il padre, è la prima cosa che viene in mente. 20.000 candele per accendere la notte, torna l'iniziativa del 10 agosto che coinvolge anche Gabicci e Gradara, 20 quintali di fiammelle per 80 stabilimenti balneari. Pensate il colpo d'occhio che dal mare si dovrebbe vedere sulla costa pesarese con tutte queste fiammelle che tremule e illumineranno la notte del 10 agosto. Vaiolo delle scimmie, due casi in due settimane, sono entrambi uomini italiani e sono di Pesaro. L'infettivologo Barchesi, la patologia è rara, non richiede necessariamente il ricovero ed ecco quali sono i segnali, i sintomi di questa malattia. Comunque un altro caso di vaiolo delle scimme a Pesaro, insomma, lascia un po' pensare. Il primo era stato registrato un paio di settimane fa, il secondo è emerso ieri, dopo che dal laboratorio di virologia di Torrette è giunto l'esito del campione inviato appunto dall'azienda ospedaliera Marche Nord per la diagnosi. E poi concludiamo la nostra rassegna stampa per la cronaca con una uh, indagine che il resto del calino ha fatto sui matrimoni, voglia di sposarsi, nozze come prima del Covid, eh, solo nella prima parte del 2022 i matrimoni in città civili e religiosi sono stati 178 contro i 215 nel corso di tutto il 2019, quindi veramente siamo in, uh, uh, in spinta per riguadagnare le posizioni pre-Covid e quindi la gente ha riscoperto la voglia di risposarsi. Siamo nel weekend, diamo anche una scossa ai titoli dello sport. Pellizzarri c'è e ora la VIS potrebbe tenerlo. Tra le sorprese dell'ultima partita con il Sassuolo, il difensore che ha giocato con autorità ha dato una buona impressione. Dal test diverse note incoraggianti e margini di crescita. E poi ancora Fano alla ricerca di certezze, oggi al Mancini, una partita, una partita contro il San Marino. E vedremo la nuova formazione del Fano. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera. Buona giornata.